Buondì, buondì. Allora, dunque. Andiamo a dare un'occhiata a GJ. Andiamo a segnarci nuovamente livelli. Buongiorno. Buondì, tutto bene? Tutto No. Sei rimasto sveglio da Asia o hai dormito? bene, tu? No, sono sveglio adesso, ormai ho preso sto ritmo. Ma mi sa che conviene anche a me, non riuscivo veramente a dormire. È quello, ieri ci ho provato, ma è stato abbastanza inutile. È tosta, sì. Io non l'ho dormito, cioè, meno di 2 ore, ma Anche male. se mi addormentavo subito dormivo anche 4 ore, ma non c'avevo proprio sonno. Capisco, infatti conviene farsi 6 ore, 7 ore al pomeriggio di dormita a sto punto. Hai già operato? Hai già fatto qualcosa? No, ancora no, anche Bene, bene. perché chiuso tutto. Ho appena aperto adesso C-Trader. Dow Jones ha appena toccato un livello chiave. Dow Jones, sì, ho visto che Bella, era buondì, ho visto che buongiorno. era ottimo qui sul retest dopo il supporto di questi M30 qua. Era 8 punti, 9 punti, adesso sta arrivando a 10. Adesso vorrei vedere cosa combina su questo nuovo livello. Ah. Non Che era male entrare in buy da lì. Buongiorno Buongiorno. anche Gabriele. Allora, finiamo un attimo qua, vediamo GJ. Allora, qua c'è un mini supporto, ma scendiamo a 30. Non so a voi, ma stamattina a me mi va tutto schifo. Io non lo so, Sentivo. adesso do un'occhiata adesso. Se GJ ci desse una candela bearish in questa zona qui, potremmo continuare a ritestare il minimo fatto prima. Abbiamo 25 punti di range e dovremmo riuscire a Buongiorno. prenderne un po'. Buondi, se invece chiude al di sopra di questo livello qui a 300, c'è da 300 a 500 una quindicina di punti. Però preferirei andare verso il basso, invece andare bullish preferirei comprare sopra 500. Però stiamo a vedere come si muove. GDP CAD, anche qua, una roba da togliere. Un'occhiata veloce, l'H4 ha chiuso al di sopra, qua è venuto giù a ritestare, vediamo se questo H4 qua riesce a flippare bullish. Andiamo a vedere daily. Daily è già bullish, siamo ritestando questo livello daily. Allora,
Loro è in ranging, eh no? Che dite? Loro non l'abbiamo ancora guardato. Se innanzitutto vuoi lo mandarmi, spread. Sì, esatto. Se vuoi mandarmi una chart, la apro. Continua a oscillare tipo fra 2 punti e 10 da un momento all'altro, io proprio lo ignoro. Sì. Loro? Purtroppo, loro, sì. È così. Sì, era la nostra cosa preferita una volta. Adesso però un po' intradabile. Sì, vero. E non so che altra coppia prendere se non prendo loro. Il DJ è una valida alternativa. Il DJ ce l'ho, sì. Comunque, raga, io il DJ ce l'ho sempre uno spread assurdo. Su sì, DJ? Che broker c'hai? Keidu Markets. Keidu. Quanto è lo spread? Con i C è più basso, però pure sui C non è che sia tutto sto granché. Mo ce n'ho 3 punti. Diciamo che per l'M1 non è il massimo. Dico io ne ho 1. In Asian 2, il resto della giornata 1. Io su loro. Oh. Il peccato è bello incasinato stamattina, mamma mia. Però ha dei range abbastanza puliti. Continua a subirli. Luca sceglie sempre le coppie che io non posso tradare lo spread. Ma su GJ quanti punti hai? Su GCAD ci sta che ne hai un po' di più, però su GJ non dovresti avere tanti. Vabbè, comunque sto a cambiare broker, quindi mo vi faccio sapere come sto messo. Che poi... Allora. Buongiorno Sasse, non ho letto messaggio. Ma c'è anche Sasse. Buondì Sasse. Che poi Dino, sei su Dem, giusto, se non sbaglio? Beh, sì, però ce l'ho un condicino real, ancora non ho, però... Ah, ok, perché hai capito, ho detto, se sta cambiando broker, cioè... Controllatemi un po' sta chart. Secondo me se fa una bella resistenza qua si può scendere. Abbiamo un bel voto. Mamma mia. Adesso te l'apro, subito. L'US30. Ha spinto, Andrea, era veramente è andata sia dal livello chiave che dall'acquisto qui di break, retest della zona, non era niente male. E c'è un livello anche su 23.200. Adesso stavo aspettando Zom per mettere i suoi livelli sull'US30. Sì, questo è uno dei suoi, infatti. Adesso io ho campato 2 righe, ma anzi non le ho neanche campate, sono qua da ieri queste righe, sai. Sì, le ho segnate. Sì, sono... Quindi adesso se lo rigetta potrebbe essere anche sono qua. Sono di ieri queste analisi. Allora, vabbè, apriamo prima. Sì. Adesso la struttura simile a quella di GJ che si è mosso bearish. Ha dato un paio di impulsi bullish, vediamo se chiude al di sopra. A fare fake out o se forma una resistenza. Per vendere devo aspettare, mi consigli una candela 30 rossa o... Assolutamente sì, proprio come su GJ, vedi che la struttura è la stessa praticamente. Sì, più o meno sì. Assolutamente. Solo che su EURJ a sinistra posso scendere, qua c'è un po' di traffico però. No, qua se formiamo la resistenza abbiamo sì. 25 punti, perché conta che ne muove di più, di EURJ più vai. Ecco sì. Penso che 787, 500, sì, sono 25 punti anche qui. Yes, comunque l'idea è valida, bisogna solo aspettare. Adesso vediamo questo H1 in chiusura, cosa ci combinano, destra e sinistra. Qui abbiamo l'H1, vediamo, se chiudesse al di sotto di questo range qui sarebbe pesante, diciamo.
Però finché sta al di sopra non c'è niente da fare. Vediamo l'ultimo M5 dove ha intenzione di dirigersi. Come di sta al di sotto. Sarebbe un possibile fake out. Solo che siamo in range abbastanza precisi, abbastanza scavati, diciamo. Mettiamola così. Poi, come sappiamo, durante Londra, durante l'apertura, può tranquillamente non curarsi di questa resistenza qui, anzi questo supporto. Questo livello, va, chiamiamolo livello, così non ci sbagliamo. Vabbè, finché non c'è zoom, allora mi caccio io due livelli miei. Vediamo. Time frame 23.2 è proprio un suo livello, infatti sto guardando se lo rigetta per possibili vendite, però al momento sembra di no. Vediamo. Sì, abbiamo rotto tutti i minimi di questa H4, dovremmo continuare bullish, salvo imprevisti. Salvo imprevisti, siamo in una zona sicuramente non felicissima, abbiamo 1, 2, 3 rejection, tutte in questa zona qui. Sì. Però abbiamo rotto i massimi anche di questo. Daily completamente flippata. 23, 4, 18 abbiamo la prima resistenza daily. Questo supporto temporaneo, mettiamolo qui. Ok. Zoom ha detto che oggi non sarà dei nostri, vuole tradare pattern. Allora. Allora, questa resistenza qui è abbastanza importante, vediamo come reagiamo in quella zona. Chiudo, siamo in bullish, possiamo cercare anche un retest in questa zona, un supporto formato a time frame più basso per continuare bullish. Yes. Arrivare anche in questa zona qui, vediamo come punti, come siamo messi. Ecco, 10-12 pips li dovrebbe darli. Però aspettiamo, poi se c'è qualche livello da segnare lo segniamo dopo. Sì, qui siamo un po' in un range. Stiamo a vedere. Allora, calendario economico che non abbiamo ancora controllato. Buongiorno. Ciao. Allora, abbiamo fatto un giro di tutto. E ho tirato un po' di livelli su S30, ma adesso proprio in 2 minuti, quindi se poi vuoi dirmi i tuoi, li segno. Sì. Allora, ecco, abbiamo le news proprio adesso, siamo andati a controllare in tempo. News delle 8, CPI, vediamo se abbiamo differenze dal consensus. Su Sterlina? Sì. Un minuto. Io preferirei venderla oggi la Sterlina. Che... Sì, se formiamo resistenza, eccolo lì, GBPK sta chiudendo al di sotto con l'M5. Ha fatto quello che stavamo dicendo prima. Stavamo vedendo un possibile fake out, zoom, in questa zona qui, dove se l'H1 chiude al di sotto dovrebbe poter ritestare il livello in queste zone qui e poi proseguire bearish e fino qui ed eventualmente anche fino più in basso. Questo è GitHub. Sì, non rispettando
questo H4 qui. Quel breaker di testa d'H4, dopo che l'H4 qui ha chiuso senza top week praticamente. La daily di ieri è bearish, questa potrebbe assolutamente continuare bearish, però possiamo vedere. Eccolo. Allora, l'ultimo impulso chiude proprio al di sotto. Vediamo GJ anche forma resistenza, ma GJ... Ecco, M15 è tecnicamente perfetto, assolutamente perfetto. Però l'M30 è totalmente bullish, io non mi fido sinceramente. Potrebbe venire giù, creare un suo supporto e proseguire bullish. Non mi va di vendere in questo momento. Qui. L'orario invece, ad esempio, che sta chiudendo rosso, comunque non... No, l'orario chiude bello bullish su GJ. Ah no, oddio, cambia, no, c'è ragione, Euro GPM. Ma no, infatti dicevo che cazzo. Ok, GBP CAD ha chiuso un peli, cioè ha chiuso sul livello, non al di sotto ma sul livello. Si è rimangiato un pelino il movimento alla fine. Ma se chiudeva un paio di punti più in basso sarei stato più felice sicuramente, però abbiamo comunque rotto i minimi della candela precedente. Ha rigettato il livello di brutto, al momento almeno. Allora, Dow Jones ha rigettato il livello, è andato al livello del retest più che altro. Sì. Però ha chiuso comunque, ha chiuso comunque bello bullish. Zobe, se vuoi dirmi poi il livello preciso. Io al momento come livello di target, come resistenza in caso dovessimo comprarlo, ce l'ho a 23.300. Il problema è che adesso vedendolo a un'ora... Sì, anch'io ho segnato quella lì. Però... Lo vedo abbastanza incastrato adesso, in un range di consolidamento che si porta dietro da ieri sera. Mm-hmm. Eh sì, direi che abbiamo la stessa visione. Quindi a meno... Però comunque questa qua è una candela di breakout, è sì, bella e esatto, buona, ha rotto esatto. I massimi di tutte, quindi questa potrebbe tranquillamente ritestare, flippare bullish. Potrebbe ritestare, flippare bullish, però io, come sapete, dato che guardo anche M1, vorrei vedere la formazione di una struttura sì, bullish sì. Su M1 per andare a comprare sulla esatto, continuazione. Esattamente, ti chiedevo se avevi qualche livello più preciso, no, perché dove mettere il supporto. Si trova proprio al centro di un range tra... come supporto chiave 22.800 e resistenza chiave 23.300 e lui si trova proprio in mezzo, quindi 22, dovremo vedere la formazione di questa struttura, diciamo bullish se vogliamo arrivare fino alla resistenza o bearish se vogliamo arrivare fino al supporto. Quindi 23.2 diciamo, non era un tuo livello zona? Quale? 23.2. 23.2 ce l'ho segnato come ipotetica resistenza, ma non come livello importante, okay. Non come livello, è uno di quei livelli che si formano all'interno del range. Sì, mm-hmm. Sono importanti, ma non come quanto uno di questi che, su cui mi baso. Quindi diciamo che siamo abbastanza abbandonati in questo range. Capisci. Dobbiamo cavarcela da soli, ecco. Adesso... ti mando una chart. La apro. Secondo me il mio cane appena ti rompe il cazzo in una maniera. Ecco qua. Sulla destra vedi il range in cui ti dicevo che ci troviamo all'interno, con i due livelli chiave come livello chiave supporto e resistenza, e sulla sinistra invece la struttura che vorrei che si formasse bullish, quindi che innanzitutto rigettasse il livello su cui si trova ora, formasse un impulso rialzista, quindi ritornasse all'interno di quel canale, andasse a ritestare, tenesse quel livello del canale, quindi formare un nuovo massimo, un minimo sempre più basso rispetto a quello precedente, e da lì provare a continuare per la rottura dei massimi precedenti e la continuazione al rialzo. Fino al target bianco, 23.300. Quella lì sarebbe, diciamo, in caso andassimo ad acquistare il mio target massimo, però in caso entrassi con delle posizioni nella struttura... Già il weak fill, va bene. Esatto, già il weak fill sarebbe okay. Il primo
che mi soddisferebbe. Io ho venduto il retest di 23-2, ho chiuso a 37 punti. Ho venduto il retest di 23-2. Su M1 è perfetto. No, no, io so quanto, perché io e Strand non posso tradarlo, è un conto troppo piccolo. Ah, ma tanto io si esplode. Nel senso, la sfida. Cioè... No, esplode il mio conto, se apro io e Strand. Ho provato una volta su Real con il mio conto piccolo, è meglio lasciar stare. Mi manda a cagare, sì, sì. Se, si incazza proprio il tuo conto. Così. No, è vero, è vero. Che altro... Il problema di sta sfida. Sì. Tanto se GV Picard rompe questi massimi qua, visto che mi sembra che stia andando a... cioè che la prima M5 abbia chiuso bella bullish, questa potrebbe ritestare e continuare bullish. Avessimo delle chiusure al di sopra di questo livello qui, 74.800, sarei molto propenso all'acquisto. Bello, sì, infatti. Fino al Wakefield a sinistra di questa zona qui, però stiamo a vedere quello che succede. Io secondo sempre GJ sta scendendo, è abbastanza. GJ, ho visto che stava scendendo dall'M15, però è un Audi, l'avete visto? GJ, no. Bene, non fosse stato un M30 avrei shortato sicuro, però M15... dico, come mai per l'M15 è troppo... Perché è un time frame più piccolo, quindi una conferma più piccola. Questa H1 è totalmente bullish. Qui io, finché non vediamo rotto questo minimo ad H1, per me siamo bullish. A meno che appunto non si forma una resistenza time frame decente. Nel momento in cui si rompe questo minimo siamo bearish, però se questo minimo tiene, questa può ancora flippare e continuare bullish. E non mi sembrava il caso di shortare in un posto per prendere 10 punti dove ci sono 10 punti, diciamo che non è il massimo. Se ci sono 20 punti, prendere 10 punti sicuramente è più semplice. L'US30 sta rigettando, ecco, insomma, ci facesse un bel fake out, siamo contenti o non lo siamo? Esattamente, esatto, è proprio quello che sto aspettando, fake out, formazione di una nuova struttura bullish per entrare poi sui tutti, com'è che alcuni li chiamano higher low, quelle cose lì, io la chiamo struttura bullish. Ma comunque struttura bullish e lower low sono due cose diverse. No, aspetta, te la... se riapri il mio coso ti... Ce l'ho ancora qua. Ti disegno quello che intendi, solo sapete che io a parole non mi so spiegare. Sì, sì, ma intendi per shortarlo comunque, non per acquistarlo. No, io per acquistarlo, okay. Perché mi piace la rottura del mercato. Aspetteresti che fa il fake out e poi che richiude nuovamente bullish, quindi... Vai, torna sulla mia. Allora, aspetta che prendo l'annotate. Ok. Ora, dato che è arrivato sotto a questo livello, mi aspetterei che innanzitutto facesse fake out per ritornare sopra. Retest. Arrivasse di nuovo qua dentro per andare a continuare. Questo intendo come struttura bullish. Una formazione del genere per poi la continuazione e la formazione di nuovi massimi. Come fa di solito, suo solito, quando fa questi movimenti così a rialzo, se tiene questa zona qui come supporto principale. Ovviamente se chiude al di sotto l'M30 e l'H1 di testa si può continuare giù. Io quello intendevo, sì, parlavo di M30. Ovviamente. Questo è quello che mi sto aspettando per validare i miei acquisti. In caso non lo validasse, sì, cercherei per delle vendite. Se inizia a rigettare come sta proprio facendo adesso. Eccolo lì, infatti, che ritorna sopra. Ecco qua. Informazione di supporto. È arrivato sulla zona. È una bella zona di consolidamento. Questa la tiene da ieri. Mm-hmm. Due punti di push. Non è male giocare fra sti livelli, cioè nel senso, rimbalzi di continuo. Infatti avevo uno stop veramente minimo sopra la M15 precedente su Dow Jones. GVPK ha rotto già i massimi dell'M30 di prima, quindi l'idea che abbiamo sembra potersi concretizzare, forse troppo in fretta. L'M5, come dicevamo prima, è andata bullish, è andata in quella zona lì.
E l'H4 è pronta a dare una pushata bullish. Pushata bullish, sembra un gioco di parole. Io vedo di provare magari un ingresso su questo retest qui che sta dando, il primo, Allora, secondo. US30, M1. Vediamo. Vedi che ha formato praticamente quel fake out di cui ti dicevo, ovviamente dovete sempre rappresentarlo dato che è un M1 rapportato al grafico a time frame un po' più alti. Certo. Quello. Ok, la candela ha già chiuso e non ha dato abbastanza. L'M5 o l'M1 No, no, senza? M1, M1. Sì, ha chiuso bullish senza top week, ma Ah, ma tanto lui la conte. Eccolo lì, infatti. andato. Altri 2 punti. C'era Ted, anche il Ted ieri che diceva che US30 è solo gamblare. Oh, Teddy. Dipende, alla fine qualsiasi asset su cui tu vai a operare, se operi senza uno stop loss, senza un minimo di senso di analisi, è gamblare alla fine se ci pensi, qualsiasi proprio. Bisogna entrare. Lui diceva che la struttura non aveva alcun senso su S30. Bah. E in effetti, se lo vai a vedere sugli alti time frame, riguardando la situazione attuale, non ha molto senso un indice così, che non dico che sia forte, però non c'è, capito? Io la vedo un po' come una guerra a Trump, questo crollo. Trump ormai piglia. JPCAD sta andando, teniamolo d'occhio. Cioè, io lo Capitana, tengo che d'occhio. candela. Perché vedi, come dicevo prima, ha chiuso sul livello, però non sotto al livello. Questo è molto, molto importante. Mai visto per caso le news? No. Cioè, ho visto che ci sono, una volta che ho visto che ci sono, ne prendo atto e me ne fotto. Ah, non erano adesso. Sì, sono già passate, erano alle 8. Ok. Aspetto solo che questo M15 chiuda, sperando che non faccia qualche brutto scherzo e mi dia un retest per entrare. Bullish. H4 dovrebbe proseguire, approcciare quella zona lì. Il wick fila a sinistra sarebbe un target che mi piacerebbe assai. Oh, si è già flippato così. Yes, Questo 30. infatti voglio mandarti la chart adesso rispetto a quella di prima per farti vedere la struttura che sta formando, che ha dato tutti i retest. Infatti mi ha preso solo due ordini e Ah, sei entrato? sì, sono entrato sul retest quando ha formato la struttura. Sai che ti dicevo, appena vedo che inizia a formare struttura bullish sui retest di quei livelli che ti ho mandato, provavo a fare le entrate. So, perché stamattina c'è il computer che non vuole collaborare, aspetta. Inviata. Qui praticamente, giusto? Esatto, una lì e una l'ho fatta sullo spike sotto, però non di quel candelone quando, che ha tirato lo spike, ma Questo? di quello precedente. Vedi che sulla sinistra, esatto, una lì e una poi là sopra. Quindi così tipo? Yes. E una, la mettiamo là sopra. Sì, l'altra ho messo il buy stop mentre stava Quindi sei entrato mentre ritracciando. ritestava questo livello qui? Sì, quando sono. No, allora, sulla prima posizione lì sotto sono entrato sulla candela che vedi sulla sinistra, su quella là sopra, quando quella lì ha Ah, rigettato ti formando lo posso solo spike. stoppare un secondo perché sta chiudendo Certo, l'M15, certo. JPCAD è andato ed è un bastardo. Cazzo. Paura che Vediamo se questo. fa un retest. Ok, bello, questo pullback mi piace.
È una cosa che mi piace quel problema. Però mi piacerebbe ancora di più una chiusura decente con la week, quindi non chiudere senza top week, per favore. È sempre vero che siamo ad H1, è tosta, un trade tosto, vediamo un po'. Ok, abbiamo fatto week fill, raga, quindi io chiudo il 90% e lascio l'ultimo BE a correre. Anche perché c'è una bella resistenza là. Sì. Io ho venduto là, infatti. Ah, hai venduto lassù? Pensavo avessi venduto mentre scendevo, ottimo. No, se vai su M1, allora... Vedrai proprio, ti dico il minuto esatto. Ok. Le mie 6.59, quindi le tue 7.59 ha fatto così. Guarda le 7 preciso cosa ha fatto. Non sono entrato preciso al massimo, però vedendo quello che stava facendo ho detto, boh, entro. Infatti il prezzo di entrata era... Ottimo. Io ho provato 2, 3, 1, un ingresso su GVP CAD, su yep. Retest. Buono. Ok, Don Jones forma... Madonna, che colpo, cos'è sta candela? Che cazzo è? Puttana. Va al prossimo livello, come... È ovvio, quando chiudi e metti a BE, parte a razzo. No, ma infatti ho fatto, ho fatto il trailing stop fino oltre i massimi dell'ultima posizione, non è più un break-even, è un... Ma porca puttana! Target completo, via. Praticamente. Staccato, staccato. Mamma mia, raga! Che violenza! A 23.300. Sono 10 punti, 12 punti, no? Sono, contandoli per quelli di un forex, cioè nel senso per i punteggi del conteggio dei profitti, sì, però contandoli come punteggi di movimenti dell'indice sono... 13, 130 uguale. 130, esatto, 130 uguale 13. Porca troia. Very good. Questo è stato veloce stamattina. Madonna, vediamo se rimbalza per un'altra possibile vendita. Adesso arriva, inizia ad approcciare, esatto, e fa tutto il suo sporco lavoro. Siccome ci va un po' sopra e poi torna di sotto, a meno che non abbia intenzione oggi di farsi 1000 punti. Il prossimo livello, se non sbaglio, è 23.6, giusto? Io ce l'ho, aspetta che qua sto switchando un po' oggi. Il mio computer non vuole darmi la mano. 23.600, esatto. E una volta passati il 23.300 fino al 23.600, io ho questa zona che ce l'ho segnata tutta in grigio, che la rappresento come una zona, io la chiamo OB, nel senso come order block. Ma, esatto, ma non per qualcosa. Cioè alla fine non è nient'altro che un'altra zona, come può essere. Semplicemente però penso che su alti time frame, come se tu lo guardi ad H4, magari sul daily, questa zona la vedo proprio come... con una grossa zona piena, zeppa di ordine, e quindi potrebbe fungere veramente da, in questo caso, resistenza, oppure ci andasse oltre, come supporto veramente, veramente forte. Oh yes. E quindi in questo caso tenere proprio la struttura del prezzo principale. E penso che secondo me questo potrebbe essere semplicemente un retest per poi continuare. Io nel frattempo vedo che GJ... Se qualcuno ascoltava i consigli di prima, era estremamente bullish, qua si poteva entrare in buy con lo stop loss al di sotto di questa zona qui, il take profit a range. Vedo che GVP CAD sono in profit di un paio di punti solamente. Aspettiamo finché non rompe il massimo qui. Non sta per fare. 4 punti, cioè 5 punti. Vediamo un po'. 7, 8. Sul primo ingresso 8 punti, però aspettiamo. Ottimo. Questo M5 chiude bullish, l'M5 successiva dovrebbe proseguire bullish, però è importante questa chiusura di adesso, diciamo. Se chiude bearish, valutiamo che cosa fare con la posizione.
Ecco, questo per farti vedere sulla sinistra, lì i livelli, quelli che hai tracciato anche tu, dove ho fatto la prima entrata sulla candelina lì a sinistra e poi i by stop sopra il secondo livello, quindi per prendere proprio tutto il range iniziale dove c'è quel candelone pulito bearish. Poi vabbè, la continuazione sulla destra invece è andare quello che ti spiegavo prima, vedi quella zona grigia che potrebbe fungere come zona dove va a raccogliere gli ordini e poi riesce a tenere la struttura, quindi andare a formare un massimo non più alto di quelli precedenti per poi continuare a formare nuovi minimi, che è quello che penso che voglia fare nei prossimi giorni, se non prossima settimana, oppure altrimenti arrivare fino all'ultima resistenza, quella più alta lassù, però vedi, come vedi, riuscirebbe comunque sempre a tenere la struttura principale. Anche arrivasse all'ultima resistenza non avrebbe ancora passato i massimi, quindi diciamo che l'idea della continuazione di una struttura bearish per me potrebbe rimanere sul tavolo, se tenesse e se si invertisse con price action là sopra. Ovvio che se sfonda i massimi e continua, queste idee, esatto, vengono invalidate, quindi si vede per un retest per continuare a formare nuovi massimi. Sì. E niente. Questo era quello che vi volevo dire. Oh yes. Mi pento la prima di averla chiusa weak fill. Porca miseria. Ti penti o sei contento? No, ti penti. No, mi pento. La prima mi pento di averla chiusa al primo weak fill. Sapere con sto candelone. Tenevo tutte e tre lì sopra e via. Sì. Vabbè. Non ci vuoi fare niente. No, anche perché era in una bella zona di ranging che ha spaccato fatalità adesso, però... Anche ieri, non so se avete visto voi ragazzi su Slack, tu Andre, che magari ci siamo sentiti un attimino, questi setup ragazzi sono sempre uguali, queste settimane sono tutti uguali, cioè, ma anche Asian a mezzanotte, candelone che pusha, forma struttura di consolidamento e retest, forma supporto e continuazione. Stamattina uguale, un po' più magari meno consolidazione e meno supporto, però ha fatto lo stesso movimento. Asian di ieri sera uguale, Londra di ieri mattina uguale e quella del giorno prima idem. Sempre lo stesso. Sì, è vero. Infatti stasera a mezzanotte voglio tenerlo di nuovo sotto controllo, perché vedo che sempre solo a mezzanotte parte con quel candelone. A saperlo, stasera a mezzanotte metto dei buy stop, così boh, prendo già quel movimento. Vai, metti i profit a scaglioni. Mamma mia, ogni volta arrivo a mezzanotte e mi trovo sto candelone aperto, che è più grosso del mio schermo. Beh. Allora, io vedo che GBP caldo non sta andando granché. Se mi rompe i minimi dell'M5 di prima, non so se tenere la posizione, comunque vediamo, finché non arriva di nuovo qua. Perché mi dà fastidio il fatto che GJ invece ha pushato, capito? Quindi la pushata della sterlina è arrivata. Però probabilmente il dollaro canadese ha pushato anche lui nello stesso momento, cosa che non ha fatto JPY, infatti 16 punti di push li ha dati, mentre JP CAD no. L'M30 sta per chiudere, tra 7 minuti potrebbe chiudere bullish, magari con un body piuttosto piccolo, boh, vediamo cosa ha intenzione di fare. Tanto siccome il target era di 25 punti, il rischio è più basso, ovviamente. L'S30 ha raggiunto proprio la zona... Sì. La zona lì, a sinistra. Si sta invertendo perfettamente. Dovesse rompere anche quella zona lì a sinistra, come vedi che c'è quel consolidamento resistenza un po' più a sinistra, si creerebbe tranquillamente la struttura per arrivare fino al tuo livello che hai là sopra e poi da lì vedere per una continuazione. E da lì non sarebbe male in questo range qua.
anche magari poter prendere nel range da dove è partita quella candela fino a dove ha tirato lo spike. Un buon compra su GJ non è tipo sopra questa resistenza, 132-600? Non, allora, non ho capito, su GJ, noi parlavamo di OS30. Ah, ok. Comunque il GJ sì, si è chiuso di sopra, diventa un ottimo buy. Sì. Perché questo, cioè il movimento che è successo adesso, io non lo so, perché alla fine quella l'M30 prima ha chiuso sotto. Non so come era possibile. Vediamo. Sì, GJ, secondo me è probabile che chiuda sopra, dia anche una possibilità di retest. Unica cosa. Stanotte ha consolidato un botto in quell'area. Mamma mia, raga, stamattina fa freddo vero. Comunque Luca, è stato perfetto il break retest, anche quello che guardavi tu quando ha aperto la candela che stava venendo giù. È il primo supporto. Yes, quello lì, guardalo. Vedi come c'è tornato break, retest. Io infatti su quella, sulla prima, formazione di struttura con nuovi massimi. Quanti punti hai preso? Sono 130. 130, cioè sono 13. 130 li hai presi. Con la prima, con l'ultima posizione, sì. Con le altre invece le ho scaricate a weak fill, quindi no. Però loro ho contato l'ultima. 130 che poi ripeto, ragazzi, sono come 13 su, non so, una coppia come il Gold, Forex o quelle principali che vedete. Perché ovviamente poi dipende sempre dal lotto che ci metti. Certo, quello sì, però dico, valgono un po' meno, però è molto più volatile, quindi ne muove veramente tanti. Diciamo che è veramente facile scalpare, cioè facile, sì, veloce più che altro. No, facile no, ti dico, essendo una coppia tanto volatile come qualsiasi cosa che è volatile, infatti il Gold, per questo che mi piace tanto, rispetta bene la price action, cioè se forma un supporto, adesso è un esempio veramente stupido, però se forma un supporto e lo tiene e dà una bella conferma di price action, c'è alta probabilità che questo supporto venga tenuto e venga rigettato, quindi ci sia la formazione bullish, sai? Fa meno spesso movimenti falsi, tipo che magari tiene il supporto, poi lo rompe e va giù. Dieci lotti, vedi come quei 5 pips. Lo so, infatti sul Dow Jones io devo, su Ichi Market, devo aprire molteplici posizioni quando entro. Appunto per questi motivi qua. Però alla fine è uguale, cioè nel senso, se te lo calcoli così, non... Il rischio che metti è sempre lo stesso. Sì. Comunque mo devo far vedere come chiudo parte delle posizioni, perché pure io pensavo che non si potesse... Mm-hmm. Invece Adino. Le nostre obbligazioni hanno aumentato, sono aumentate. È vero, Oil cosa sta combinando oggi? A che prezzo sta? 11. Mamma mia. Tiene quella zona di supporto, se lo vai a vedere sia l'altro giorno prima di morire, ha rimbalzato un po' e stanotte mi sembra anche ci ha fatto tipo... Se... Ah no, ieri sera alle 7 si è rigirato. Secondo me queste zone qui potrebbero diventare una futura zona di assestamento del prezzo, dove poi potremmo avere una ripartenza magari nei prossimi mesi.
Scusate. Gatta rompi coglioni. Allora, io stavo osservando GBP CAD, che non sono ancora fuori dalla posizione perché, come dicevo, il rischio è basso, anche se qui sto plus è preso, io ce l'ho al di sotto di questo livello qua. Perché ce l'ho al di sotto di quel livello lì? Perché l'M30 ha chiuso bullish e noi potremmo muoverci bullish e andare a fare il wick fill di questa candela qui, nonostante l'M15 abbia chiuso bearish di nuovo all'interno del range. Fammi vedere se c'è, non ha neanche una down wick, non ha una down wick, o comunque ce l'ha molto molto piccola, e l'M30 bullish qui mi ha fatto rimanere nel trade. Direi che metto adesso gli stop loss al di sotto di questo livello. Questo M30 qui flippa di nuovo bullish. Mi sa che è molto probabile che flippa di nuovo bearish, scusate. Mi sa che è molto probabile che rompa i minimi di questa qui. Però potrebbe continuare bullish. Gli unici due motivi per cui non ho già chiuso la posizione, ripeto, sono l'M30 che chiude bullish e i massimi che sono stati infranti già ad H1. Non vuol dire granché, però. GG nel frattempo ha ritestato questo supporto qui. Mentre US30 è sempre un po' fermo adesso. Out da GBP CAD. Uscito? Sì, adesso. Come l'M1 ha chiuso bearish, sono uscito. Ma ieri GJ che caduta ha avuto? È venuto giù, non l'ho controllato. Di brutto. Si è fatto in una daily candle. Imbarazzante ieri. Sì. Sì. Vediamo quanti pips adesso te lo dico. Eh sì, ieri dal livello, certo. Che, dal livello dello short di sì. Ieri. Non è mai tornato, saresti ancora a break even. Madonna. 200 punti, sì.
Cioè lì si è invertito, poi si è invertito di nuovo. Parkour, quello è parkour. Una bella situazione di stallo qua. E si è lasciato quel runner. Cioè, ogni volta li chiudo perché mi scoccia che mi tornano a break even, anche se sono il 20% quello che vuoi, però quando vedo che fanno una decina di pips, una quindicina di pips in più, come chiudiamo tutto. DJ sta per rompere di nuovo il livello. Speriamo. Se da un buon retest potrebbe essere la mia seconda e ultima entrata. Qual è stata la tua prima? Vendite su US30 prima. Io ho venduto dove poi... Cioè, quando ho chiuso, Zoom ha comprato praticamente. Quello che diceva è che questo M30 poteva non rompere il minimo, è andato giù, e la bastarda ha rigettato. E adesso flippa. Mannaggia te. GG invece. Proseguito, alla grande. GJ era al trade, 30 punti. Sì. Anche adesso potrebbe dare un'opportunità, vediamo. Sono stato emotivo perché non dovevo chiudere. Ho detto che non chiudevo se non veniva fin giù. Ho voluto ridurre la perdita. Però ha fatto quello che dicevamo. Adesso potrebbe tranquillamente continuare bullish e andare a target. Però non acquisto nulla o non vendo nulla se non rompe questi minimi o se non chiuderli sopra di questo livello qui. È proprio andato, vedi, la precisione proprio. Però comunque, questa è la 15, bella bearish. GJ probabilmente infrangerà questo massimo qui ad H4. Quando lo infrange dovrebbe dare una bella pushata. Sì. US30 prosegue bullish. E ritest del livello di prima, anche qui direi che era piuttosto preciso. Ha raggiunto praticamente di nuovo il target di prima. Non so se ho aperto quella sbagliata, infatti non c'avevo più i target. Mm.
Mamma mia. Allora, io sto pensando di mettere un self-stop, perché lo scenario più probabile è che continui bullish, vada al di sopra. Però di mettere un self-stop a questo livello qui, al di sotto dei minimi dell'M30, perché se viene bearish, prosegue bearish, rompe questo minimo, dovrebbe pushare fino almeno al fondo di questo range. Avremo una quindicina di punti di take profit possibili, 10-15. Ed è un setup che non mi dispiace, considerando che l'H1 flipperebbe e darebbe vita a quel fake out di cui parlavamo prima, inizialmente. Però ovviamente solo e solo se rompe quei minimi. Che sta rispettando per la seconda volta. No, vediamo. Io ho aperto TJ Buy perché GJ ha dato un Ball. retest, vediamo se è stato un buon retest o no. O se crolla e magari Con l'M5 che ha chiuso adesso. però M1 in realtà, però non Sì, vedevo che l'M5 va appena chiuso. so se è Cioè, stata in realtà un'ottima sono idea. già 2 minuti fa. Non lo so. Io lo sai che mi piace aspettare le candele che chiudono di solito. Questo comunque vada, ultimo trade. Smettila. Gabriele si è preso 9 punti in weak field. Do un'occhiata alla chat. Allora, l'apro. Andiamo un po'. Ottimo, sembra, a vederlo così, mi sembra ottimo. Sì, assolutamente, come Nulla da dire, non fa una grinta. dicevamo. Sì. Andiamo Chiuso all'interno qui. a Vai. vedere. Lo stop loss, assolutamente sensato. Gold, quanto spread avete? E poi ho guardato prima Andre, ne aveva un po', 10 punti mi sembra. Io ne ho 5 adesso. Ok, anch'io. No, perché si sta avvicinando verso uno dei miei livelli H1 e se dava dei buoni ingressi, però il problema è che H1 sta venendo giù troppo bearish, quindi penso lo voglia rompere e ritestare per continuare al ribasso, più che tenerlo come supporto e invertirsi, però stiamo a vedere. Sì, Sì, in caso tanto tagli qui. fin quando c'è spread alto, tutta questa solfa di roba che ho detto non ha un minimo senso e valore, però. Quando si abbassa un po' lo spread sull'oro? Palle. Domanda da 1 milione di euro.
Vediamo se me lo tiene sto livello. Dai. Devo fare una piccola vendita qua. Cagare, vai. Oro di merda. Arrivo subito, raga. Vabbè. Allora, GPUSD, 15 minuti, retest, sì, qui se formiamo, schiudiamo bearish, poi formiamo un supporto bullish, dovrebbe essere buono per continuare. Mi sembra una buona idea. Allora, io mi posiziono verso il break even su GBP Hai fatto un rientry? Ah, perché sì, avevi il sell stop. CAD. Se vuole se stop lì dove l'ho segnato prima. Buono, buono. Inizia a muoversi. Ottimo. 5 punti. GJ invece vedo se mi tiene il livello, continuo, sono a Vai 8 GBP CAD, vai GBP CAD. Vai. Scusa, Andrea, scusa, No, stavi tranquillo. parlando. Tranquillo, Buono, buono, tranquillo. buono, sono contento. Parzializzo qualcosa ora. Oh. GJ è tornato Se, sopra. sempre quello che sbaglio, tipo un mocio euro dollaro. Aspetto il retest, aspetto, non viene mai. Sì. Sono morto. È impressionante. Volevo prendere il target e il weak fill sopra. Non hai lasciato niente? Chiuso tutto? No, non lo, Ok, ancora non c'è. scusate, GBK 10 punti.
Non sono entrato perché non ho, cioè voglio avere conferma meno sul 30, quindi cioè conferma nel senso un retest. No? Sì, sì. No. Allora, quindi scusatemi. Allora, ricapitolando, il motivo di questo trade qual era? La rottura del minimo M30, l'ingresso in sell stop per raggiungere il fondo di questo range qui. Mm-hmm. Se andiamo a vedere ad H1, vediamo che l'H1 di prima aveva chiuso bearish, cercavamo il fake out, però ha chiuso sopra il livello, quindi abbiamo aspettato a vendere. È andato su, ha rotto i massimi e poi ha fatto una fuck you candle per tutti quanti, è tornata verso i minimi precedenti. Sta raggiungendo il target, chiudo il resto, scusami un secondo. Ok, perfetto. Chiuso tutte le posizioni. Mi dà fastidio che segni quello coso lì, vabbè. Comunque è arrivato a target e la rottura del minimo M30. Volevo fare una spiegazione decente, ma ho fatto una spiegazione brutta. No, è più importante gestire la posizione in questo momento. Infatti la rifaccio perché mi fa proprio incazzare, abbiate pazienza. È tranquillo. Allora. Il trade su GBP CAD, vediamo, abbiamo la candela d'H1 bearish, cercavamo il fake out prima ma chiuso al di sopra del livello, poi è andato a fare un movimento bullish piuttosto violento, dove abbiamo preso, io ho preso uno stop loss comprando, ho fatto un errore di non aver messo break even quando potevo, dopo essere andato qualche punto in profitto. Abbiamo la candela successiva M15 che ha rigettato il livello appunto da sopra. Sono uscito nel trade in buy all'incirca qui, ha chiuso al di sotto e l'ingresso su questa posizione qui è stato messo in sell stop a quel livello lì che abbiamo segnato sulla chart prima e il take profit al fondo del range di 15 punti e questo è quanto. Ottimo. Let's do this. Continua ad arrivare chart in chat. Apro subito. Qualcuno ha preso questo sell stop per caso? No, io sono su GJ, qualcun altro. Questa è la mia, è sempre quello che tu dici, cioè che aspetti le test, no. Non te l'ha già dato su quella candela precedente che ha toccato? Capito, ma non... Non ti piaceva? No, lo vorrei sul time frame in cui c'è, cioè, capito, su 15. Ma tu non guardare la chart M15, guardala sempre M30 a questo punto, perché guardarla M15 agli inizi, se si cercano conferme M30 o time frame più alti, è inutile, come non devi guardarla né M5 né M1. Quelle sono cose che, diciamo, col tempo uno si abitua a fare. Però se sei agli inizi, appunto, secondo me ti conviene... Io ad esempio ti do un consiglio su, mi dicevi che analizzi anche da MetaTrader, su MetaTrader che ti fa scegliere i time frame da visualizzare, proprio come qua, io mi mettevo M30, H1, H4 e daily e basta, nessun altro, così aprivo quelli e non andavo a cercare altro. GBP CAD mi sembra un ottimo trade, ovviamente sono già pentito di non aver lasciato qualche runner. Zoom, l'hai visto questo trade? Yes, certo. E piesite la rottura del minimo. Okay. Alla Raja, mi sento Raja Banks. Infatti stavo per dire let the runner run. Però... Raja Banks. Però l'hai già chiusa, quindi. È arrivato, ha dato 22 punti. Lo so, ma l'ho chiuso perché, capito, avevo la perdita di prima e non volevo ritracciasse. Giusto. Corretto. E poi stavo anche parlando, facendo la spiegazione, quindi appena l'ho visto lì ho detto... Non è molto, stacca, ma è un lavoro onesto. Non stacca, è molto, stacca, ma è un lavoro onesto. Ma sì. Santina, US Trade è stato bello veloce, proprio arrivato, entrato, uscito. Sì. Allora. Non che ieri mattina sia stato molto lento. Sì, sì, ma è sempre così, anche ieri sera, uguale. No, ieri sera è stato un po' più lentino, perché per formare supporto ci ha messo un pelo, però... Perché è così infame che se io metto qui dove ho preso l'ordine M15 mi conta il giusto, però M30 mi fa come se avessi preso stop. Bastardo cane. Vabbè. Sono a break even. Sono tentato di chiudere. Sì. GJ?
Ma guarda, io ti dico, adesso quella lì potrebbe flippare, eccola. Sì, come sta facendo? L'H1 con l'apertura di Londra in arrivo, l'H4 mi sembra palese che sia bullish, dovrebbe andare a rompere questi, perché la resistenza H4 su cui siamo è una resistenza a 132.500, esatto. Ok, quindi una resistenza secca. Sì. E nel momento in cui abbiamo l'apertura di Londra, potremmo avere la rottura di questi massimi e il wick fill a sinistra. O l'inizio di un panic sell. Però l'unico concern piccolino è che, appunto, come dicevo prima, un ingresso ottimo di GJ era qui, perché vedi, abbiamo una candela bullish, due candele bullish, tre candele bullish, alla quarta si poteva entrare con uno stop piccolo e prendersi tutto il movimento. Una volta che abbiamo chiuso all'interno del range, ha dato questo retest su questo livello qui, ok, e adesso abbiamo rotto i massimi, però non abbiamo ancora chiuso al di sopra, esatto, anzi, di punto 500. Io quello che avevo detto all'inizio su GJ, che avrei voluto acquistarla solo se avessi visto una chiusura al di sopra di punto 500, però questo movimento che abbiamo fatto ha già rotto i massimi, che comunque è già qualcosa. È sicuramente già qualcosa. Potevo aspettare come sempre una conferma in più con la chiusura. Ma diciamo che poi uno non deve neanche trovarsi intrappolato ad aspettare 1600 conferme, perché rischia di perdere il trade. Però A diciamo che quel se hai il punto sì. tuo stop loss, io penso, hai detto che eri a break even, quindi penso che sarai entrato all'incirca in questa zona qui, giusto? Sì. Il tuo stop loss dovrebbe essere lì sotto quei due minimi. Abbiamo un 8 punti di stop loss, è una cosa fattibile quando ne vuoi andare a prendere una trentina, perché se dà la pushata che abbiamo in testa, potrebbe muoversi tranquillamente di una trentina di punti. Stavo guardando l'M5, volevo vedere. Contano un cazzo, l'M5, però se questo M5 qui avesse chiuso bullish al di sopra di punto 500, sarei molto più contento se fossi in buy, mettiamola così. Cioè, invece qua sembra più una situazione, non lo so, più da Sì, sell. potresti non fare quel giochino di prenderti magari 4 punti, 3 punti e mezzo di stop se ti rompe questi minimi, in modo da poter rientrare se l'H1 effettivamente poi si muove bullish, perché questo H1 qui non chiuderà bearish, spoiler, non chiuderà bearish, però se non chiude al di sopra potrebbe venire di nuovo giù verso il supporto, ritestarlo e poi muoversi bullish. Se invece Dovrei. chiude al di sopra non dovremmo avere problemi, dovrebbe ritestare il punto 500 e continuare. Però Vediamo questi 2 minuti. Se chiudesse al di sotto, potrebbe stopparti e poi proseguire nella stessa direzione. E vediamo. Vedi tu se essere previdente o se stai rischiando quello che hai guadagnato prima. Puoi anche giocartela, diciamo. È Intanto quello il io fatto. tolgo GBP CAD dai Maroni. Magari faccio uno screen alla chat. Volevo fare uno screen al trade, però nel momento in cui mi segna lo stop loss non mi sembra al top. Ah, intanto devo segnarlo che non l'ho segnato. Andare alla cosa che ti dicevo prima su US 30, tu mi hai venduto ciò che io ho comprato. Tu su GJ hai venduto? No, su US 30 dicevo, sai che prima Ah, tu li sì, vendi. ma Tu mi pensavo stavi che lo dicessi vendendo. riferito adesso. No, tu mi stavi vendendo ciò che io poi ho comprato. Esatto. Confused No, qua stomach. GJ la vedo brutta. No, vabbè. Normale. È facile, quando non si è dentro. No, vabbè, dico normale nel senso che può capitare che magari non so quante operazioni hai fatto oggi, però, esempio, hai preso bene Questa è la per US seconda. 30, Certo. questa può prenderti il piccolo stop e Io easy. sarei uscito qui perché È piombato giù proprio di cattiveria adesso. Il movimento, come ti dicevo prima, sì, paura che faccia quello. Il movimento bullish c'è sempre, l'H1 chiude bullish, però
Abbiamo questo livello a sinistra, potrebbe salvarti in corner. Se ritestassimo senza andare più giù di questo livello qui, creassimo proprio una weak piccolina e rigettassimo questo livello qui. Perché se non rigettiamo questo, andiamo in questa zona qui e penso che i tuoi stop loss... vedi, hai questo livello qua che ti può salvare il trade. Vediamo un po' cosa combina. Manca un secondo, secondo mi prende lo stop. Sì, si sono esauriti gli acquisti. GVK ha chiuso pure al di sotto del livello e ha già praticamente ritestato. Vediamo se vengo salvato o ghigliottinato. Una 20, probabile la seconda. 25 punti, tutto il range. Il range è quello che dicevo prima, che se questa H1 qui appunto chiudeva fake out dentro, il primo target era questo, il secondo target era tutto il range. Ci abbiamo all'inizio della registrazione. È un peccato che è andato a fare questa fuck you candle, perché come vedete da voi ha rotto i massimi e poi è andato... nel senso opposto, questo era molto molto complicato da prevedere per chiunque. Comunque è arrivato a dare una ventina di punti, non so, niente male. Allora, vedi, perfetto, mi auguro proprio per te che prosegua bullish, lo stop loss tienilo pure dove ce l'hai, perché se rompe nuovamente questo minimo. Sì, sì, ma è proprio sotto a quel minimo. Esatto, quindi... però comunque il bias è... quello lì. Adios. Vabbè, pazienza, pazienza, dai, succede. Chiaro. Come è successo a me prima. L'importante è che effettivamente avrei potuto tagliare un po' prima la corda. Ma diciamo che non c'è stato nessun break, vedi? Io per vedere un break di un livello... ma è stata proprio un'entrata di merda. Dicevo, l'M15 è un livello debole, giusto? Infatti, andiamo a vedere. Se io avessi aspettato la mia conferma M30 come faccio di solito, non sarei rimasto pizzicato nelle buys di prima, ok? Invece io sono entrato dopo l'M15 che ha breccato, sono entrato a mercato, è stato un ingresso molto aggressivo. Perché ho fatto quell'ingresso aggressivo? Perché l'H4 stava flippando bullish. Di solito, cioè non di solito, ma è molto probabile che quando inizia a flippare bullish dia un colpo netto, ok? Quindi poteva flippare bullish e andare subito a target. E quindi ho detto magari l'M15 basta. Come conferma, invece vedi che non basta nemmeno lei come conferma. Andiamo ad aspettare l'M30, poi nel momento in cui l'M30 chiude bullish con un body small così e abbiamo tutta questa rigettazione, mettere un sell stop sotto i minimi mi sembrava giusto, però vedi che l'M30 è sempre meglio, è una conferma molto più strong. Come qui, l'M15 non ha proprio breccato perché ha chiuso su 500. Però se guardi l'M30, ecco, non c'era neanche il rischio di scambiarlo per un break, mettiamola così. Sì. Abbiamo rotto i minimi, quindi... lo so, perché sempre quello che ti dicevo, poteva venire a ritestare qui o qui. Questo ti salvava, però sinceramente non mi sembra il caso di stare... a mangiarsi troppo le mani, anche perché questo M15 qui è bearish, quindi questa può andare bullish, muoversi fino qui, tornare bearish, non breccare il livello, iniziare una situazione di ranging all'interno di un range piccolo in cui non abbiamo nessun interesse a tradare, giusto?
No, quello senz'altro. Diciamo che sarei più contento se adesso più un basso e giù come non Sì, sì, ti capisco. Comunque ha già rotto i minimi, quindi motivi per stare nel trade già non ne hai. Come ha rotto il minimo M30, tu sei fuori dal trade ed è la cosa giusta da fare. Sì, sì, però infatti adesso sto spingendomi un po' giù. Un bel po', anzi. È che la cosa gli dà fastidio. Se avessi guardato l'M15 come faccio di solito, l'M30, Giorno anzi, in realtà sarebbe stata una conferma per un sell, non per un buy. L'M15 è ancora meglio. Sì, perché da qui dici se avessi aspettato questa. Esatto. Sì. No, quella aspetta, che c'è il trick. Sì, semplicemente quella sopra sul livello, vedi? Sul 132,5 ha chiuso esattamente sotto la, probabilmente su M1. Ah, esatto. sì, ecco, capito. La candela bearish. Sì, M1 ha ritestato un po' di volte questa zona qui, ecco, l'ingresso probabilmente era questo, dopo che ha chiuso sopra e ha chiuso di nuovo al di sotto, si poteva entrare qui con stop loss sopra questi massimi e take profit. Sappiamo già dove, abbiamo il livello segnato. Ragazzi, io vi lascio. Buon proseguimento. Ciao. Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao ragazzi, grazie a te. Yen stanno un po' spingendo in basso. Cioè, stanno, nel senso, sta prendendo forza. Allora, cos'è che... Era arrivato qualcosa in chat o sono brasato io? No, è entrato Ferdi, ci ha chiesto come stava andando, gli ho risposto, quindi... Se vedi la chat movimentata, siamo noi che stiamo cantando. Easy. Quindi, buongiorno a tutti ragazzi, 130 micro pips sarebbero quindi come 13 pips normali? Sì, sì. Ah, quindi come risposta affermativa, diciamo, esatto. Yes. 17 punti oggi. Dipende se... Sì. Se sommi tutto, diciamo sì. Ah sì, su quello, sul bollettino medico? Sì. Sì. Il bollettino medico parla chiaro. Comunque Ferdi, sì, l'indice sono micro pips, quindi valgono tipo devi togliere. Sì, è come tra l'altro, dai, vi saluto, me ne vado 4-5 minuti a fumare la sigarettina e volete che vi lascio qualche chart in particolare? Quella scegliete voi, tanto lascio pure Dow Jones, tranquillo. Okay. Allora, zoomiamo solo un po'. Che ci piace. Comunque io Ferdi per una cosa e l'altra è che appunto su S30 per fortuna ero entrato abbastanza più cattivo, perché ormai è diventato un pattern veramente. Questa è la mia idea stamattina e basta. Penso che per poi mi fermo. La apro così la vediamo mentre Luca fa il break. Ma puoi fare schermo anche tu o no? Sì. Dovrei, aspettate. No, credo dovrebbe essere amministratore. Io ci provo, voi dite, no, perché dovrebbe darmi i permessi, però si potrebbe... Ma ogni volta devi darteli? Sì. Non in live, ho capito. Allora, intanto lo guardo, è uguale, lo commentiamo. Sì, sempre. Perché quando condividi il doppio schermo condiviso, l'host deve sempre a confermarlo. Quindi tu, Matte, vorresti che questa candela adesso chiudesse a fake out al di sotto di questo livello per darti retest e la continuazione al ribasso, giusto? Sì, ma anche questa come... che abbassa che mi chiude al di sotto e entrare qua. Ok, questo sei su un M30, quindi sì, è molto più forte. Sì, potrebbe aver senso. Anche perché poi la struttura... a sinistra è molto da... Quello sì, quello sì. Anche se i primi target penso che siano il raggiungimento dei minimi, sì. Di quei minimi formati, e poi da lì, se è con il break even, allora venire giù fino al posto. Il primo target è intorno a 700. Yes. Tienilo sotto controllo e tienilo aggiornato. Io vedo come chiude. Anche perché tutte le yen stanno scendendo, cioè stanno prendendo forza, quindi tipo è una cosa analoga ai USD yen. Difatti questo è anche bello, però. Io vengo nelle vostre quarantene, ragazzi. Sei in merda. Vabbè, ma tu, Zoom, sei con i tuoi, no? Sì.
è tutta un'altra storia così. No, ti dico, la mia vita non è cambiata di una virgola rispetto a prima, l'unica cosa appunto, che non posso uscire la sera. È quello che volevo dire, nel senso, io ormai un mese e mezzo che sono in casa da solo, non è facile. Che dobbiamo fare, raga? Siamo qui, lavoriamo, siamo qui, almeno questo possiamo fare. Stamattina è stata veramente dura alzarsi, ve lo dico, proprio. Per me no, perché non mi sono neanche addormentato. Ah, hai fatto proprio diretto? Ormai Madonna. Sì, prendevo in giro, ma faccio quello che stai facendo tu un mese fa. Poco fa. Sì. Ovvero? Fare direttamente Asian to London. Sì. Ora ho capito perché non mi risponde mai al telefono, Andrea. Poi sono a dormire tutto il pomeriggio. Tutto il giorno. Sì. E dai, davvero fai tutta Asia e tutta Londra? Sì. Sì, ovviamente poi mi metto a guardare Netflix, a fare cose. Finita Asia, intendo. Anch'io fino a un mesetto fa facevo così. Ma come mai? Mi piace la notte. Più che altro perché, sì, Asian sinceramente, questa settimana devo ancora prendere uno stop. Anzi, dire la verità, questo è il secondo stop della settimana contro tutti gli altri take profit, ma in Asian poi mi muovo da solo, quindi sto prendendo molta confidenza e mi ci sto affezionando. E poi a Londra ci siete voi, quindi aspetto. Che ho notato è molto più difficile se dormo quelle 2 ore, magari 3 ore, piuttosto che rimanere sveglio. Molto più difficile alzarmi se dormo 2 orette. Poi lì da voi, avendo il cambio dell'ora, nel senso che siete un'ora indietro, comunque vi pesa molto, anche molto meno, perché magari Asian tu la inizi alla tua mezzanotte, mm-hmm. E quindi... Mi dispiace, ma c'è tutto di sconveniente, no? Con cambiare l'ora come tutti quanti in Europa, perché noi... Perché dove state voi? Noi siamo a Tenerife. Ah, noi siamo all'altezza dell'equatore, quindi considera questo, che noi nel momento in cui abbiamo un'ora, il cambio dell'ora, cioè noi già d'inverno abbiamo un sacco di luce, perché noi qua d'inverno fino alle 5, alle 6 del pomeriggio abbiamo la luce, poi d'estate, quando c'è ancora l'ora invernale, ci facciamo i tramonti alle 7:30, 8, e poi iniziava la sera. Adesso è un'ora dopo, quindi noi fino alle 9:30 oggi, quindi vuol dire che a giugno fino alle 10:30 noi siamo qua con le lampade, con il sole che ancora si deve tramontare tra un po'. No, beh, ma Ferdi, non intendevo questione di luce, intendevo proprio questione di orari, nel senso che magari capita, che ne so, che io mi faccio un Asian, a volte potrei protendere fino magari alle 3:30, 4, voi avendo un'ora indietro magari riuscite già a staccare prima. E vi prendete molto più tempo libero rispetto a che farla allungare proprio fino alla fine. Era solo per questo, poi per il resto ci mancherebbe. E state lì per lavoro? Per farmi cazzi vostri, perché... Come, scusa? Siete lì per lavoro? Sì, più o meno. Siamo liberi dal lavoro. Ah, ok. No. Più o meno, diciamo. No, vabbè, io sono venuto qua dopo decisioni familiari, quindi io diciamo che qua c'è mia madre. Ferdi, ricordati che finisce su YouTube, quindi... Infatti... Info personal. No, niente personale, semplicemente qua c'è la mia famiglia, quindi siamo venuti qua, ma poi obiettivo lavorativo... Forex. Io ci sono di nuovo. Yes. Sta rialzando, Andrea, mi dispiace. Vedo che GVK si sta rimangiando il mondo. Finisce tutta su YouTube o la ritagliate? No, tutta quanta, intera. Da lì alla fine. Quanto ci mette a caricare 3 ore? A caricare il video? Ma 40 minuti all'incirca. Ah, ma è la fibra? No, assolutamente, però non pesa molto il video dello screen share, non è tipo un video girato in 4K dal telefonino, peserebbe molto di più. Pensavo
il file zoom alla fine della giostra ti fa un video da 100 megabyte, eh? Eh sì, forse un pelino in più, ma comunque ma proprio no, siamo lì, esatto, siamo proprio lì. Vi dico preciso adesso. Allora, quella di ieri pesava, se quella di ieri durava solo 2 ore, mi sembra, giusto? No, dovrebbe. Sì, quella di ieri sono 2 ore, tipo. E sono 367 megabyte. Comunque, fosse un video full HD di 2 ore col telefonino, peserebbe 2-3 giga. No, sì, esatto. Infatti è fantastico Zoom per questo. Mm-mm. Vedo che GJ ha ritestato questo livello qui, come dicevamo, un peccato per Andre. Già. Di Andre, la filosofia era quella lì del prendersi lo stop loss qui, chiudere magari 3 punti negativi e poi dopo... Ma vedi che ho cambiato visione, esatto, adesso sono euro-dollaro. Avresti potuto prendere un ingresso successivamente, tra l'altro ho dato 10 punti solo con questo M5, quindi un trade era già... praticamente fatto col weak fill ad H1, entrando sul weak fill, quando ho flippato bullish la candela in buy stop, come sapete che mi piace fare. Diciamo che avevano bisogno del tuo stop loss, Andrea. Avevano bisogno di quello, sì, per portarlo bullish. Esatto. Proprio tutti gli investitori sulla sterlina, le banche, i funds hanno detto, c'è Andrea dentro, bene, andiamo. Dump it. Più che altro... funziona la cosa di rischiare la metà rispetto alla prima posizione, perché sennò stare sì. Piangendo a quest'ora. No, assolutamente. Certo. Più che altro proprio ti dai le martellate in quel posto, diciamo. E dici, cazzo, cosa sono stato sveglio a fare, se no. Esatto, cioè, esatto. Devo dormire, vaffanculo, chiudevo a zero. È come il discorso di tradare New York dopo aver tradato Londra. Magari prendi un trade giusto in Londra, sei stato 3 ore alle chart, poi arrivi in New York, dopo 10 minuti esatto. Prendi un'operazione, ti va a stop e ti hai buttato tutta la mattinata e hai esattamente gli occhi che escono fuori dalla testa e voglia di aprire full margin per recuperare immediatamente. Il meme, lo sticker di quello lì, quando è tutto rosso con gli occhi. Esatto, quello proprio ci raffigura la nostra emozione proprio perfettamente, in modo scala 1-1. Comunque sui 4 ore. Il boat. Continua a respingere sta zona. La zona ma perché oltre che la resistenza da H4 era 1.500, quindi era proprio... tosta, vediamo, ha rigettato ma 1, 2, 3, 4. Con che broker tradi tu per poter fare i micro pips? IC Market. Scusami, e ti fa fare i micro pips su US30? Dipende da quello che intendi, sì. Quando dici che mi fa fare i micro pips, cosa vuol dire? Ti fa fare parzelle una alla volta, raga. Uno alla volta, che sennò non capisco cosa chiede. E ripeti, per favore. Ti fa fare lottaggio parziale? Ti fa fare aprire un lottaggio parziale? Quindi intendi se mi fa decidere tra 0,10, 0,15, 0,35, queste cose qui? Sì. Sinceramente non lo so, perché non lo trado quasi mai, però lo fa fare per... No, non lo fa fare, questo è il motivo. 1-0-10 e tu ne apri diversi oppure apri un lotto intero, a seconda di... Però, no, ragazzi, a me US30, gli indici mi fa aprire, sono con i C-Market, C-Trader, mi fa aprire solo il lotto. Però corrisponde a 1-0-1, diceva Zoom. Sì. Un lotto corrisponde a 1-0-10 praticamente, esatto. Perché 100 micropips di variazione... Allora, facciamo così. Allora, 100 micropips di variazione, quindi se da qua ad esempio uno ha venduto, ok, è arrivato a 79-78 punti, sono 7 pips. Però no, Zome, sì, scusa, non te lo fa aprire lo 0,10, dicevamo a ieri. A me sì, infatti stavo per dirglielo, Ferdi, a me fa aprire come minimo solo gli 0,10 su Ma a me anche, perché io adesso... Market. Anche a me. Climax invece mi fa aprire solo un lotto come minimo e non posso parzializzare. Quindi C-Trader magari te la scrive in modo diverso. Può essere anche a seconda del tipo di account. Su C-Market che account hai tu? Io sicuro, raga, che è C-Trader che la segna in modo diverso. Potrebbe essere, sì. Se era un spread come il mio, come quello di Zoom, dovrebbe essere uguale anche. Esatto, è così. La questione ordini. Che mi fa aprire minimo un lotto.
Questa chart qui, se chiudo M30 bullish centro, sì, mi sembra buona. Io mi sono segato le gambe con DE30 e il fatto che potevo aprire solo l'8. Bisogna stare attenti a quelle cose lì, se si è incerti piuttosto contattare il broker prima e chiedergli informazioni. Allora, intanto vedo che GBP CAD si è rivangiato, sta rompendo quasi i massimi dell'M30 precedente. E chissà se questo H4 flipperà bullish, arriverà al target iniziale, il bias iniziale, boh, vedremo. O se inizia a fare ranging all'interno di questa zona. Sicuramente è una mattinata tosta, intensa. Una mattinata tosta da tradare, perché come vedete movimenti clean non ce ne sono stati. Se uno voleva vendere questo fake out dopo questa chiusura bearish, veniva stoppato in 2 minuti. Se uno voleva comprare dopo questo, perché c'è chi ovviamente questo lo vedeva come supporto, se uno voleva comprare qui per andare a fare il weak fill è stato stoppato dopo 2 minuti, e se uno voleva shortare dopo questa chiusura M30 è stato stoppato dopo 10 minuti. Quindi è stato, diciamo, un campo minato stamattina. L'unico movimento che mi è piaciuto parecchio è quello che abbiamo detto proprio all'inizio su GJ, che abbiamo creato il nostro supporto. Potevamo mettere uno stop loss piccolo sotto 2 candele M30, quindi era un ottimo stop loss. Andre, non guardare più GJ che ti fai del male, mi raccomando. Guarda lì, ha fatto proprio... No. Si è breccato la mia... Io non so, ogni tanto mi chiedo se conviene aspettare, capito, proprio il setup tante volte, o ogni idea di trading, tipo l'acquisto che dicevamo prima qui, entrare subito senza aspettare conferma in buy e prendere ogni idea di questo tipo subito. Non lo so, veramente tante vanno a profitto da quando lo diciamo a pochi minuti dopo. Sì. Sarà un però... gran trade, un gran push di 20 punti. Poi da qui si poteva mettere lo stop loss. Fixed, al di sotto del livello. Può essere che lo spacchi, diciamo, sto... Ma ha rotto i massimi, l'ha già spaccato. Sì, però se vai a vedere sulla sinistra, sempre M15 così. Sì, certo, lì è sempre... No, per quello dico, possiamo continuare a consolidarci, però esatto. Questo movimento bullish da questa zona qui, da 400, praticamente sì. È già andato, capito? Nel momento in cui questa ha tappato nel supporto e ha iniziato a muoversi bullish, allora, quello sì era un trend. Tu visualizzi e ti orienti bene tra i time frame. Questo qui è l'inizio della candela d'H1, ok? Quindi quando ha chiuso la candela d'H1, ha chiuso bullish qui, dopo questo M15 bearish, ma ha chiuso bullish con tutta la wick. Questa H1, quando ha aperto qui, ha creato la wick in basso. Nel momento in cui ha flippava bullish, si poteva avere, come dicevo, il buy stop sopra i massimi, cioè sopra al flip bullish dell'H1 con lo stop loss sotto il minimo appena fatto e il take profit ai massimi fatti in precedenza. Quello era il trade di cui parlavo adesso, per andare a fillare tutta la zona successiva dovremmo chiudere appunto quella famosa chiusura sopra appunto 500, che ancora non è avvenuta, perché abbiamo chiuso di nuovo a livello. Però abbiamo rotto i massimi a sto giro. Se abbiamo qualche fan delle trend line, ne vedo una carina, che è già stata fatta, ovviamente. Però era piuttosto clean. Abbiamo i massimi, poi abbiamo infranto i massimi, chiuso al di sopra, M15. Chiuso qui senza chiudere al di sotto della trend line. E ben andata. E comunque, come dicevo, mattinata per nulla easy da nessuna parte. Ecco, a parte il trade da supporto di GJ, l'altro bello era quello dal retest dell'US30. Ho fatto proprio un break retest, pulito, clean, sul livello, creato supporto, anche M1 sul livello, ha chiuso al di sopra qui. Quindi possibilità di ingresso quando questa candela ha chiuso bullish sostanzialmente.
ingresso qui, stop loss sotto questi minimi, primo take profit ai massimi fatti in precedenza, avrebbero stati 4 punti di stop con 6 punti di primo take profit e poi eventuali runner 15-16 punti. È arrivato fino al target del livello chiave? Sì, sì, l'ha proprio toccato, è andato su, ha fatto proprio il range, combinazione, il top del range, è arrivato lì, ha rigettato proprio da lì, cioè poi semplice resistenza ad H1. Certo. Questa candela qui può sempre flippare, continuare bullish. Però la market extractor non è il massimo, abbiamo rotto i minimi. Non mi piace più, ecco. Adesso non mi va più, ecco. Adesso non mi va più. Ah, questa è quella di prima, folle. Ce l'hai ancora tutte salvate. Sì, sì. Le chiudo quasi tutte, però ogni tanto mi dimentico. Perché se poi non le chiudo, alla fine ho 50 schede aperte, non trovo più niente. Ah, volevo salvarmi JP CAD. Questi qua sono... sono spoiler, questi qua. Chi vuole intendere intenda. Gli altri in campo. Gli altri in campana. O in camper. In camper. Don't pitch. Dateci la data, no? Di oggi. Sì, volevo solo andare. Ta-ta-ra-ta-ra. Io ormai nel computer ormai devo metterci anche i cifrari numerici dopo per riconoscere. guardate quante cazzo di chart, raga. Sono tutte chart, una diversa dall'altra. La vedete la finestra voi? Sì. Come, no? Sei matto. È tutto uno storico. Ma in realtà... Ma in realtà, sì, vabbè. Sai che, ecco, da questo storico, visto che te le tieni salvate tutte, bisognerebbe veramente riuscire a fare uno storico in Excel ben fatto. Ragazzi, vi saluto che vado a fare università. Ciao. Ciao, buona lezione, grazie. Buona lezione. Ciao, ciao. Ciao. Sì, comunque l'idea di fare uno storico è sicuramente molto, molto sensata. Io ti dico, io è dall'inizio che sono, da quando sono entrato in questo gruppo, che continuo a lanciare l'idea anche di farlo, farlo insieme a me, non ci metto niente, ho dei fogli predisposti per questo. Però non solo poi, una volta che tu hai un foglio veritiero, con tutti i negativi e positivi, che puoi dire, ragazzi, questa qua è la mia operatività ufficiale. Esatto, quello sì. E non ho solo quelli, tra l'altro. Quelli, se leggevate, c'era scritto analisi 2020, quindi quelli sono solo di quest'anno. Ah. No, ma infatti lo storico deve essere di anni indietro nell'operatività, chiaro. No, ma se vado a prendere io le analisi di 2 anni e mezzo fa... Quelle diciamo che è meglio non usarle. Quelle brutte, è proprio parte del vostro pacchetto d'esperienza, ragazzi. Questa è la mia operatività di 2 anni con questa percentuale di profitto. Poi sono andato a migliorare. Oggi vi offro questo. È vero, io vabbè, adesso magari non proprio in trade, però agli inizi, quando avevo iniziato a lavorare... sotto Raja, Rakhil, mi ricordo che ce l'aveva scritto quando eravamo in pochi, poi una storia che non ha più tirato fuori tanto spesso, anche se ormai lo dice senza alcun rancore, perché diciamo che le cose sono girate dal lato giusto, però mi ha raccontato che quando ha iniziato a fare trading, il primo anno di trading, concluso il primo anno di trading, aveva perso qualcosa come $70,000. Perso, hai detto? Sì, drawdown di $70,000. Allora, io ti dico, io perché poi ho conosciuto adesso una persona che, vabbè, l'ho anche aggiunta in chat, però non faccio nomi, non vuole neanche raccontarla, però lui è andato ha fatto quasi il doppio di perdita che era partito da 100.000 suoi, in un anno aveva fatto il 250% e non avendo mai inserito psicologia nel
nel suo tradare non ha mai ritirato. Ha detto, vabbè, ma ti chiedo, questa persona ha un background finanziario? O... Perché comunque aprire un account da 100.000 euro, ragazzi, stiamo parlando di certe cifre. Ne parliamo magari poi in privato. Comunque aveva la possibilità di metterli di tasca sua. È ma lì, quello non lo metto in dubbio, era solo una domanda così a fondo perduto, giusto per sapere se era incosciente o se aveva qualche possibilità, diciamo. No, le aveva. Okay. C'è una bella differenza, perché magari c'è quella persona che li ha quei soldi, però li mette come ultima chance, capito? No? Dice metto tutto. Come ultima possibilità, però. Lui è un funzionario comunale, quindi comunque... Mm-hmm. Cioè... Sì, certo. Però no, ragazzi, a fare funzionari comunali comunque non si diventa milionari. No. No, però fare il 250% con una cassa da 100k... Vuol dire fare 250k. No, di più. Vuol dire fare 250k e no, vuol dire fare di più, perché il 100% vuol dire fare il doppio. Fare no, il no, due. È giusto. Il 250%, lui è arrivato a 350.000 euro di cassa. Ah, ok, perfetto. Lui è arrivato 250 di guadagno netto, diciamo. Di profit, ha fatto 250 di beneficio. Ma io, guarda, io non voglio... Non aspetta, non ha ritirato, cioè non ha mai ritirato. In dubbio, ma quando vai a 250.000 euro di profit e non ritiri, mi sembra una favola che arriva dalla luna, cazzo. Ma almeno tornare alla cassa di partenza, ma come fai a compromettere la tua equità dopo che sei andato 3 volte praticamente in profitto? Perché lui ha pensato di poter fare una crescita esponenziale nel secondo anno. Ma l'ha già fatta, cazzo. Guarda che raddoppiare un account e mezzo... Triplicare un per 2,5 sostanzialmente del bilancio di partenza e un ritorno già esorbitante. Esorbitante, sì. Fondi di investimento, quelli più cazzuti, quelli con più controcazzi sul pianeta, portano a casa nelle annate veramente buone un 25-30% annuo, ma nelle annate veramente buone di media si accontentano di un 15-20% annuo, che è già tanto. Lui aveva fatto un 250% in un anno, non ha ritirato, pensava di poter ripetere nell'anno successivo, perché fare 250% di 350.000 euro stiamo già parlando di arrivare praticamente al milione in un anno. Sì, ci ha provato. Ha shortato l'oro nel momento di fare i long. Vai, dica Zom. Qualcuno ha mandato, Gabriele ha mandato una chart di GJ in chat che vuole sapere un nostro parere, quindi se volevi aprirla magari. Assolutamente sì. Assolutamente sì, l'apriamo subito. Allora, GJ, l'M30, ecco, non l'abbiamo più seguito. Vedo che hai il livello 132.600, abbiamo avuto la nostra chiusura sopra 132.500. Probabilmente ci sarebbe stata la possibilità di qualche ingresso a time frame più piccolo, ma a time frame più elevato. Ha chiuso senza top wick e questa qui ha dato l'impulso, quindi è probabile che arrivi a target, è molto probabile che raggiunga 132, anzi, abbiamo già raggiunto 132.700, quindi dal nostro livello chiave di 0.500 abbiamo già dato 20 punti di impulso. Ok, vedete? Un ingresso sensato era M5, supporto. Questa, che è quella che dicevamo prima con Andre, che stava rompendo i massimi, ha rotto i massimi, quindi qui si poteva tranquillamente provare l'acquisto, anticipando la chiusura bullish dell'M30, siccome ci siamo consolidati al di sopra del nostro livello, con uno stop loss decente. 7-8 punti era un ottimo stop loss sotto tutte le week e 20 punti di take profit da 0.500 a 0.700. Poi diciamo che il trend, però, secondo me è scivolato, andarlo a prendere adesso sicuramente è impossibile. Di solito quando le candele chiudono senza top week può anche voler dire in realtà che il movimento è sostanzialmente finito. Assolutamente sì, diciamo che non è consigliabile tradare in quella direzione lì, poi ovviamente non è una regola fissa, però questo M30 qui potrebbe anche, capito, aver toccato .700, rigettare, chiudere bearish. Adesso non abbiamo ancora nessuna conferma di supporto bullish a time frame più elevato. Se volessi entrare... Delle news. C'erano delle news alle 8 di stamattina, c'era CPI.
ma non ha mosso niente di che, erano, sono uscite molto simili alle previsioni, quindi anzi in realtà sono uscite abbastanza meglio delle previsioni, però non... senza tutta questa discrepanza, 1.07 migliore di quello che si aspettavano. Se si fossero aspettati uno 0% di variazione, fosse arrivato un meno 3%, avremmo sentito il colpo, però da 3.6 a 2.9, negativo, poca variazione. Sì, no, anche perché comunque oggi gli equilibri sono talmente tanto cambiati che non si sa neanche quanto possono essere efficaci. Ritornando un secondino per chiudere il discorso su GJ, allora, diciamo che se uno volesse acquistare dovrebbe aspettare che il prezzo arrivasse di nuovo in questa zona qui su 500, formasse il suo supporto su questa zona qui, una candela bullish di supporto in questa zona qui, e poi dopo che la candela bullish è stata formata in quella zona del nostro supporto, si potrà mettere uno stop loss sotto i minimi di questa candela qui e il take profit alla cima di questo range, ok? Però entrare ovviamente a mercato adesso è assolutamente sconsigliato. Entrare quando la candela eventualmente flippa bearish, arriva sul livello, è sconsigliato. È consigliato aspettare un paio di chiusure bearish e poi la formazione del supporto. Nel caso in cui chiudessimo invece all'interno, al di sotto di 1.500, l'idea bullish verrebbe totalmente invalidata. E andremo magari a analizzare meglio questo livello qui di 1.400 per andare a testare di nuovo 132 livello di supporto. Però consideriamo che abbiamo la candela ad H4 che al termine di questa H1 chiude, cioè al termine di questa chiusura H1 abbiamo solo più un H1 bullish, un H1 prima della chiusura H4, ma non sto andando i numeri. E quindi comunque dubito che andiamo di nuovo a ritestare i minimi. Potremmo andarci, ma probabilmente verso New York. Quindi lo scenario più probabile, appunto, secondo me, è quello magari del retest, magari un M30 bearish, un retest, creazione di supporto e poi andare a toccare i massimi. E ci ha mandato una chart in chat, se vuoi vederla. Bene, bene. Chiedeva il nostro parere. Oh, ma questo è meraviglioso, provo una soddisfazione nel vedere questo, incredibile Sasso, grazie, mi è migliorata la mattinata perché ottimo. È esattamente quello che stavamo dicendo, possibile ingresso qui con stop loss al di sotto di questi minimi, take profit, 1.700, 20 punti, grazie, grazie, questa chart mi fa star bene, ottimo trade ovviamente, non c'è neanche da dirlo. Bravo, bravo. Ricordati Sassa, parzializza, mettiti a break even, non portarti mai nella situazione di passare da profit a negative, perché quello è peggio che prendere uno stop loss diretto. Almeno lo stop loss diretto dici va bene, ci sta, ma passare dal blu al rosso no, c'è roba peggiore. Illegale. Vedo che hai scritto, mi è piaciuto sull'M5 come ha ritestato sul supporto creato. Vero, e vado a sottolineare, anche se vi ho già rotto la testa prima con questa cosa qui, che però secondo me è molto importante, questa M5 qui, ok, è quella che ha dato la conferma secondo me, perché ha rotto i massimi, che questa candela non ha rotto questi massimi, ha rotto questi massimi, questa è arrivata al di sopra di tutti, ha rotto tutti i massimi, quindi nel momento in cui questo minimo, in primis, poi per stare tranquilli si può mettere lo stop loss al di sotto di questi, però abbiamo rotto i massimi, quindi il retest qui e il weak fill di questa candela M5 erano... cioè era una cosa molto molto probabile, poi nel momento in cui inizi a darti i primi 7-8 punti di push, completa il weak fill, si passa a break even, e se dà la pushata finale si parzializza 15-20 punti, magari si lascia una runner in caso arrivasse fino a 800. Però comunque il trade era ottimo, rottura dei massimi, retest, cioè formazione di supporto al di sopra di 1.500 livello chiave. Mi sembra tutto perfettamente on point su questo trade. Comunque la pinna qua al ferro da stiro, Zome, ti giuro che è veramente folle, brava. Ti giuro che mi piace un botto.
Mamma mia. Adesso ve lo faccio vedere, raga. Mi sono comprato un mouse perché ho male al mignolo sempre. Adesso non voglio far cazzate perché ho paura che magari mi apre dati personali, quindi apro un'altra scheda. Lo apro nell'altra parte. Voi vedete sempre... Vedete GBP CAD in questo momento? Sì. Ok, allora me lo apro nell'altra scheda, poi ve lo copio e incollo. Il ferro da stiro. Il cazzo di ferro da stiro. Ti metti una, tua mamma ti mette la maglietta sotto e dice intanto che tradi stira. Allora, compra di nuovo. Allora. Non trovo la sezione. Dino è ancora in live. Eccolo qua. Arriva, eh? Aiuto. Aiuto, preparatevi. L'apoteosi dell'architettura moderna. Del comfort. Del comfort. Sì, bitch. Ferro da stiro. Il, proprio il mouse del gamer futuristico. Esatto. Sì. Piccola bitch. In realtà mi verrebbe comodissimo anche a me sto mouse, perché proprio io ho anche un'infiammazione al tendine del polso. Guarda, io mi è arrivato ieri, i primi 10-15 minuti ovviamente sono un po' traumatici. Sì. Però ti giuro che dopo un'ora è fantastico, veramente. Cioè, sì, non, sì, non hai molto più controllo e molto... Sì, molto ma poi più... io avevo un mouse HP di quelli da... 6 euro, perché allora avevo comprato una tastiera e mouse insieme che avevano l'USB unico, capito? Avevano solo un USB Bluetooth da mettere nel computer. Cosa è successo? Cosa è successo? Che ho spasciato il mouse quando un trade è andato dritto a take profit dalla felicità, ho sbattuto il mouse sulla scrivania e l'ho rotto. Okay. Allora me ne sono dovuto comprare un altro a testa bassa, ho speso tipo 5,99 euro di mouse, è grosso come un topo proprio, ed è parecchio scomodo. E allora adesso che... No vabbè, io non so se sentite il mio polso scricchiolare dal microfono. Sì, l'ho sentito, sì. Io ragazzi, cioè questo qua, dopo che sono caduto, e il fatto è anche questo, proprio per tenere il braccio proprio in questa posizione così. Esatto. Ti giuro che è comodo. È comodo come sembra, ecco. Mettiamola così. Non è bellissimo da vedere, però ecco, questa parte qua si illumina di rosso quando muovi il mouse. Ah, è anche buono perché comunque hai anche più tasti rispetto... Sì, c'è quello per andare indietro nella pagina e avanti nella pagina. Sì, che poi è configurabile, dai. Sì, beh, niente di aeronautico, diciamo, però comunque carino. Gabriele ci saluta, ciao Gabri, grazie mille. Ciao Gabri. Ciao Gabri. Buona giornata. Sì, no, con questa configurazione qua, ne hanno fatti alcuni anche proprio per gamer, con tanti più tasti, soprattutto nella parte del pollice. Ci sono dei mouse assurdi che sono le astronavi, cazzo. Che costano anche un casino, un mouse da 50 euro, ieri ne ho visti un paio, ma... non so, io sono andato sul qualità-prezzo, 15 euro, sembrava già... State chiudendo adesso la sessione? Ma sì, adesso spariamo due stronzate, poi chiudiamo. No, sì, allora stacca la record magari. Sì, direi che è anche fattibile, abbiamo l'ultima chiusura M15... vedo che GJ sta proseguendo bullish, quindi... Very good, GJ, molto bene, questo trade è piaciuto. Andiamo a vedere l'M15 in chiusura, che appunto sta, vediamo se rompe i massimi che ha creato prima. E GBP CAD invece, mamma mia, che fine, che lavatrice GBP CAD stamattina, pazzesco. Per chiudere la sfilza dei finessed di stamattina,
fake out, rottura dei massimi, acquisto sul supporto, 3 minuti, stop loss. Stamattina proprio. Una carneficina al mercato qua. Ma ci sarà il petrolio, VTI, che fa su e giù. Perché sì, guarda, ragazzi, quant'è che è arrivato VTI? Zero. Il future di maggio, il future di maggio è arrivato con le contrattazioni in default, è andato anche negativo. Meno 47 ho letto. Il future di adesso... andiamo a farci un occhio, va, che io non l'ho 11. Più guardato. Adesso è 11.88. Ci sta, abbiamo... sta tenendo quel supporto lì. Qui abbiamo la chiusura del future, madonna che giornata. Madonna, ragazzi. E questi, allora, questi qua sono i volumi... Aspetta. Togliamo l'automatico, ecco. Cioè, queste qua... I volumi, ok, di vendita del future paragonati ai volumi che si registrano normalmente. Guardate che roba. È come se non ci fossero volumi normalmente a confronto a quello che è successo. Pazzesco, incredibile. Sì, in un periodo stabile più o meno. Guarda che roba. Non c'è una candela rilevante. Sono... Monetine viste di lato, capito? Guarda che cronto a questa roba. Pazzesco. Noi ce lo siamo visti, non dico in diretta, però eravamo tutti sul gruppo che continuavamo a scrivere. Sì, sì, sì. 10, 5, 4, no, 3, 0, 20 centesimi, 10. Veramente, 0. In chiusura qui di Londra è partito il sell-off generale dei future. Io c'avevo praticamente mia madre che mi chiamava: Ferdi, regalano il petrolio! Il problema è che era un regalo indesiderato, diciamo, che non lo voleva proprio nessuno. E qua sì, si vede che ha fermato le contrattazioni sullo 0-0 qua su TradingView. Mm-hmm. Però è andato negativo. Mio padre mi diceva che praticamente... Cioè, ragazzi, se non è un default... Visto che l'estrazione non si può fermare, ma le raffinerie sì, adesso si ritroveranno con una quantità infinita di petrolio inutilizzabile. Eh sì, 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 assolutamente. Infatti hanno tutti i problemi di stoccaggio. Sì, ci sarà uno stoccaggio. Però, ragazzi, veramente, anche vederlo col senno di poi fa veramente impressione. Guardate che volume in queste candele. Tutto il mondo ha venduto i propri future di petrolio. Chiunque. Banche, azionisti, fondi di investimento, tutti hanno venduto tutto. Panic sell. Mm-hmm. Iperofferta. Pazzesco, cioè veramente i volumi... Ma la storia, raga, abbiamo visto la storia. Questa roba non la potremmo raccontare a qualcuno. Sì, è stato... Sì. Sai quante cose avremmo da raccontare, ragazzi? Di questo periodo tutte. Mamma mia. Pensa alla faccia della quarantena e dell'isolamento. Pensa a Ferdi, tutti quelli che stavano continuando a allungare, che hanno tenuto, magari hanno anche allargato lo stock, cioè hanno proprio tenuto fino alla fine, non è problema. I future sono arrivati Magico! Sono arrivati a meno 47, hanno fatto tabula rasa di tutto. Bro. Chiunque Magico era in possesso del future e non è riuscito a venderlo prima dell'inizio del crollo. Qua non, vorrei ricondividere il mio. Non è più riuscito a venderlo, non è più riuscito a venderlo perché c'era zero domanda. Qui c'era zero domanda, quindi se te volevi vendere il tuo future, magari acquistato a 13, volevi farlo fuori a un dollaro per disperazione, non te lo faceva vendere, ti portava il contratto a zero, te lo chiudeva. La totale perdita del contratto. Totale perdita dell'account. Sì, qua ci sta ripresentando il mio meme. Margin call everywhere. Però è veramente... Perché poi, cioè, guardate qua, qua è andato a toccare lo zero, ha rigettato tutto qui, poi hanno visto il cazzo sotto. Questo qua sì, direi che è un bel weak feel, tutta la troia. Sì, ma perché sicuramente lì poi ci avrà messo anche mano il broker tentando la sospensione delle vendite. Le hanno sospese, a zero le hanno sospese, poi è andato in negativo perché c'era solamente una situazione di iperofferta, però nel momento in cui era negativo nessuno stava vendendo, capito? Sarei curioso di sapere chi cacchio è quella balena che è rientrata a comprare a meno 47, chi è entrato là sotto. Ma boh, lì magari sono riusciti... Federal Reserve.
tesoro, qualcosa del tesoro. Ma non lo so, più che altro sono riusciti magari a scaricare qualche future per saltare su quello di giugno direttamente. Però... In questo momento mi immagino la scena dei Lupi di Wall Street, quando suona la campanella, tutti si alzano in piedi, silenzio di tomba. No, sicuramente un giorno incredibile. Sì. Quelli sono più i proprietari delle aziende che estraggono e producono. Quelli che ah, beh, sì, effettivamente sì, volta. Effettivamente sì. Quando vedi la tua azienda andare in default. Sì, allora. Sì, però è... Nessuna azienda copre la capitalizzazione del future di maggio, eh? Cioè i soldi sono lì, sono nel future. I soldi del mercato. Sarà proprio necessità anche veramente degli stati del lockdown e di riavviare le società. Sì. Io sto godendo solo all'idea di tutti quelli che quando hanno visto il break di questa resistenza qui hanno venduto a mercato dicendo torniamo a zero, torniamo a zero. E adesso sono con le dita incrociate. Noi due sperando... ne conosciamo due. No, ne conosciamo uno e lo conosciamo bene. Ah sì? Sì. È quello che penso? Sì. Ok. Ah, azzarola. Quello tosto. E lì, dita incrociate, sperando che non brecchi la resistenza. Preghiera. Non puoi farti queste uscite, Zome, senza poi... No, ma non lo conoscete dalla... voi, è un nostro amico. Ah, ok. No, okay. Non è neanche all'interno della chat di Telegram. È un nostro amico che si è fatto prendere dalla foga anche lui del ritornare là sotto. Vabbè ragazzi, ma se adesso non stiamo guardando altre cose, meglio veramente staccarla la record. Ma sì, alla fine ogni cosa che diciamo per chi non ne sa niente è oro. Sì, in effetti è vero. Guarda qua, GJ che ha continuato straight bullish, come dicevamo, la chiusura dell'M15, è andato a target. Infatti Sasso ha scritto che è a target, è andato. GJ è chiuso quasi a target, hai chiuso sull'M15, ci sta. Bene, bene. Ma sono molto contento per GJ. Sì, no, più che altro dicevo che era, che visto che stavamo anche facendo commenti nostri, visto che poi andava su YouTube. Ah, sì. Ma ci sta. Andre non c'è più, vero? No, Andre c'è, ma è smuted. No, ci sono. A breve prendo sonno, ma ci sono. Cioè, se andiamo indietro nella registrazione... cioè, è clamoroso questo, è clamoroso. Andre, guarda che ti becca lo stop loss, perché l'H1 va a ritestare sul supporto, poi può continuare col Wakefield Bullish al raggiungimento del target. Tac. Cheat, maronna. Sassa ne ha preso vantaggio. Sassa è dalla parte del francese. Il boat, ok. Pompit. Sassa è stato attento a livello chiave, ha fatto un ingresso ottimo dopo la rottura dei massimi. Perfect trade. Yes. Dovremmo segnare più che, secondo me, zone quelli su cui entriamo io e te, capito? Mm-hmm. Mm-hmm. Più che altro i setup chiamati avrebbero del senso, perché poi comunque fare due caselle, uno per quelli eseguiti, uno per quelli chiamati, per fare la differenza, no? Così. Perché poi comunque uno a propria discrezione, diciamo, certo, salta sul treno o meno, e noi parliamo del mercato. Gliel'ho spiegato ad Andre tipo qualche giorno fa, gli ho detto: noi comunque valutiamo ogni tipo di ingresso con piano A e piano B di esecuzione in caso ci fossero tutte le validazioni, però poi sta alla persona se gli ha senso il setup e se sta seguendo quella cosa e soprattutto se fa parte del suo trading plan, decidere quale di queste occasioni, se gli dà le sue conferme, andare a cacciare. Tipo vedi Sassa ha visto la cosa, ha visto il break retest, gli ha confermato, ha preso il suo rischio, gli sembrava giusto e adeguato, ha seguito. O come Andre ieri su, con me su US 30, esempi ne abbiamo. Allora, Christian ci ha mandato una... Ciao. È di adesso, solo che di adesso, sì. Col messaggio. Togliamo qua l'apoteosi della bellezza raggiunta dall'uomo. Andiamo a vedere la chart. EURAUD, 15 minuti, entrato a rottura supporto per fare weak fill. Sì,
il trade è in profit, quindi stai attento a mettere il break even. Vedo che hai una zona qui, quindi suppongo ci sia qualcosa. Immagino che siccome l'hai segnato tu abbia preso qualche parziale qui, anche perché Euro di muove un sacco di punti, quindi da qui a qui saranno già una ventina di punti, vedo 7141, 7120, sì, dovrebbero essere una ventina di punti. Già parzializzato EBE, hai scritto, perfetto. Sì, sì, un buon trade, downtrend, soliti setup. Downtrend, qui abbiamo candele bullish, quindi aspettiamo di formare di nuovo una resistenza. Potremmo andare a fillare tutta la week, però adesso non so bene cosa ci sia da questo livello grigio. Comunque, downtrend, formazione di resistenza, ingresso, stop loss. Tutto perfetto, parzializzato, EBE. Perfetto. Oh, perfetto. Però questo mi piace proprio. Ah, questo mi piace proprio. Sono contento, Sassa. Per una volta ci hai mandato qualcosa e hai eseguito senza... Ma poi manda sempre, non farti problemi. Sì, infatti, perché se detto, ti faccio vedere un po' di chart mie di un paio d'anni fa... Se vuoi magari una ve la apro, adesso... Io intanto cerco anche una mia, dai, che ce l'avrò salvata. Vi mando un po' di obrobri, un po' di terrore. Panico e terrore. Chi è che ha questa interferenza? Ho sentito anch'io, quindi io non sono. Boh. Io sono mutato. Boh. Non lo so, è stata breve, breve ma intensa. Di panico e paura rimando quando provavo a mettere tipo i pattern armonici con la price action insieme tipo agli indicatori, era tipo un confused stonks, che succede? Ah, io l'unica cosa è che devo cambiare lo stream, perché voi adesso vedete sempre Google Chrome, giusto? Mm-hmm. Se faccio copia e la incollo su Google Chrome, l'immagine me la fa vedere. Boh, scopriamolo. Raga, io vi saluto. No, non mi fai ciao, male. Andre. Ciao, Andre, grazie ciao, mille. Ci... Esatto, a dopo. Buon riposo. Ciao, grazie. Allora, cambio lo share dello schermo, metto un attimo schermo 2, così dovrei riuscire a farvi vedere. Ok, vedete sempre lo schermo? Ci siete? Sì. Ecco qua, questa qua è una chart mia del... Allora... Del 2018. 2018, 2 anni fa. Box di consolidazione, GJ M30, sell line, allora consolidation, under the volume, 30 min candle, close below the box. Sì, questa, chiuso il di sotto, boh, non si capisce molto, non so perché c'ho quel quadretto, ah ecco, vedi, perché poi ha funzionato, era prima e dopo del trade. Setup con l'M30 che chiude, sell line dalla linea gialla. Ah no, perché questo è giù. Buonanotte, boh. Tutto in disordine. Io anche le sto provando a cercare, ma... Ho un breakery test su GBPUSD del 12 novembre. Nascita di zona di offerta. La quart'ultima candela è frutto di news, 55 pips. Questa qui sono entrato grazie al retest della zona di sinistra con TP alla nascita della zona di offerta. Ok. Breakery test, ingresso qui, take profit alla zona di offerta, questo era un trade in profitto con questa candela M15. Ne ho trovata una, adesso te la mando. Poi gli EMA, io l'unica cosa che approva al di fuori della price action sono gli EMA 14, 50 e 200. L'unica cosa che utilizzo, che ho utilizzato tanto al di fuori della price action, aiutano un sacco, specialmente nei time frame più bassi, a identificare quando sta avvenendo un break di una zona effettivamente o quando invece non sta avvenendo. Dove te le posso mandare perché tu possa farle vedere? Ah, aspetta, te le mando su Telegram e poi magari fai lo screen share della nostra chat. Sì, mandami su Telegram. Vi faccio vedere cosa sciera nelle mie chart una volta. Quelle di zombie sono peggio delle mie. Quelle mamma di mia, mamma mia, raga, non potete capire. Era proprio un che cosa sciera in quella roba lì.
mando due o tre, perché poi ci sono i vari periodi. Quando cambio il coso non mi riporta quel quadratino, vabbè, pazienza. Vabbè, dai, non sono così male. Sono un po'... Non avevano un senso. La cosa più cosa è il time frame, che sono quei setup che uno li scrive e poi diventa Pablo per aspettare che arrivino, perché se guardi le frecce finiscono dopo 3 giorni. Tipo. Sì, esatto. Medie allora. Mobili, livelli ad ogni supporto, ad ogni resistenza, proprio senza una fine. Qua, era tutto un livello. Il principio non è sbagliato, perché capito, break del livello, ritest del livello, continuazione da entrambi i lati. Però non avevano, cioè vedete, non avevano tre linee buttate lì. Sì, esatto, è un po' approssimativa. Qui la situazione si complica. Medie mobili, livelli, non saprei bene. Sì, il downtrend comunque non sembra male, cioè, sarebbe potuto andare in profitto. Esatto. Era pure traffico pulito. Esatto, non ha proprio breccato bene, però comunque c'era. Livelli, supporto e resistenza ad ogni inversione. Torna sulla chart di quel momento storico lì e vedi com'è andata poi. Ormai mica trovarla, poi a quel time frame far di... Tanto la data c'è, 31 non ci va gennaio molto. 2019. Purtroppo non ci va molto, insomma. No, ma io ragazzi lo sapete, sono pigro. No, ma io non vado neanche a vedere, ci manco. Non era così male. Sì, sì, ti sento. Il 31 gennaio 2019 c'era la data. Ragazzi, ciao Sasse, ci saluto, era già di prima il messaggio, non l'ho visto. Ciao. Non so se è già uscito. No, non ancora. Ok, ciao Sasse. Ci vediamo domani. Ma ragazzi, abbiamo fatto le 10, facciamo un giro a vedere la chiusura oraria. Eloy l'ha chiuso, perché i livelli che ho disegnato sono gli stessi che avevo prima del crollo, perché non li ho più toccati. Ah, era un show per qualcuno che era andato via, ok. Tra l'altro, Zove, questo livello qui per il crollo era very good. Quale? Aspetta. Sì. Mm-hmm. Yes. E adesso vedo che ha chiuso H1 bullish sopra lo stesso livello. Potrebbe proseguire bullish. Ma non è affar mio. L'H1 di DJ, quindi ha fatto quello che abbiamo visto. Ha chiuso bullish, è andato fino a target, ha rigettato. E quello che fa adesso non è affar nostro. GBP CAD continua il movimento lavatrice di prima. Su e giù, su e giù, su e giù. US30, dopo la pushata bullish in pre-Londra, è rimasto in consolidamento. Ed è rimasto bullish. Mi sentite, ragazzuoli? Sì. Ok. Boh, ma allora se nessuno ha... Ah, era un ciao per qualcuno che è andato via, ok. Io comunque staccherei, le candele H4 chiudono nella prossima ora, quindi vi consiglio col cuore in mano di stare con le mani a posto. Ci aggiorniamo più tardi in giornata, facciamo così, se qualcuno ha qualcosa da chiedere lo scriva in chat adesso, prima che chiudiamo, se no ci sentiamo più tardi. No, sì, ci sentiamo dopo. Perfetto, grazie a tutti, ciao ragazzuoli, a dopo. A più tardi, a oggi, ciao.